Buongiorno, sono Natasha, sono iscritta al primo anno della Triennale di Arte e Terapia Arte Domilano e gli aspetti del metodo autobiografico creativo con cui sono entrata più in sintonia sono le sagome, anche nella variante della storia immaginaria, e la fiaba. Entrambi hanno toccato un tema centrale per me, che è quello della percezione del mio corpo nello spazio e la percezione del mio ruolo nella realtà e nelle relazioni. Le sagome lo hanno fatto attraverso la reale rappresentazione del corpo nello spazio e con i temi connessi poi della percezione, del riconoscimento della propria unicità e dei confini. La fiaba lo ha fatto invece attraverso il potente tema del viaggio dentro se stessi, attraverso quindi anche il riconoscimento delle proprie resistenze, la messa in gioco, il riconoscimento di amici e nemici, fino all'accettazione di quel cambiamento che porta poi ad una nuova rinascita, così come dallo schema del viaggio dell'eroe. Proprio in questi due aspetti, le sagome e la fiaba, ho potuto riscontrare maggiormente il grande valore del metodo autobiografico creativo nel potenziare l'intelligenza emotiva. Esso infatti favorisce la presa di coscienza del sé più profondo e riesce a creare una maggiore consapevolezza di sé attraverso i processi creativi. Processi creativi che riescono mostrando, svelando il non detto, e addirittura a volte il non pensato ad attivare immediatamente un dialogo interiore, dialogo interiore indispensabile poi al cambiamento e alla consapevolezza di sé sempre più piena e profonda. È per questo che i contesti applicativi in cui preferisco inserire il metodo autobiografico creativo sono i percorsi di crescita personale e l'educazione. In entrambi i casi, ma soprattutto nei contesti educativi e scolastici, il metodo autobiografico creativo ha il grande vantaggio di favorire un contatto profondo con se stessi e risvegliare, quella coscienza di sé, quella consapevolezza di sé e delle proprie emozioni che spesso sono perdute. Questo sempre attraverso dei processi creativi che possono aprire delle vie preferenziali al contatto e al dialogo con se stessi. In contesti come quelli citati, della crescita personale e dell'educazione, questo diventa fondamentale per costruire delle relazioni più sane e più funzionali e delle comunicazioni più efficaci.